Eccomi, con un altro mi preparo con voi. Sciampetto fatto, diciamo, piastrina fatta. Vi dico la mia esperienza sulla spazzola GHD. Forse già ne ve ne ho parlato, ma è il top. Io ho capelli crespissimi. Ve l'ho già raccontato, mora, bionda, bionda, mora, tutto il resto. Mi si sono rovinati i capelli, ma parecchio. Quindi ho dovuto anche tutti tagliare, scalare, togliere le punte. Però diciamo che a me i capelli allungano presto e non solo i capelli, quindi anche i peli. Che dirvi? Diciamo che questa spazzola mi aiuta molto e toglie molto molto il crespo. Aspettate. La spazzola è questa. Non è una comune spazzola lisciante perché io ne ho avute tante, ma non danno questo effetto. Cioè, se mi vedete quando io mi faccio lo shampoo, io non ho i capelli ricci, io gonfi, crespi. Lei toglie tutto il crespo, non fa effetto piastra proprio lisci, 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 però sono molto, molto domati. E domani sono anche meglio. E poi si può passare ogni giorno. Comunque, bando alle ciance, che già è tardissimo. Cerchetto. Sappiamo che ci mettiamo il cerchettino. Devo fare una cosa veloce. È indolore. Sempre ritual numero 3 della Kiko. Non vedo niente. Questo specchietto non mi va bene. Devo andare a cercare un correttore scuro. Scuro. Oddio, un dolorino stendo col pennello perché per non inchiappolarmi la mano. In palermitano significa per non sporcarmi la mano. Poi ce lo ripasso. Il grosso lo faccio col pennello. E poi faccio un po' così. Andiamo di. Ormai abbiamo detto che siamo di terra. Oggi ho preso altri 10 minuti di sole. Non so se questa lampada, io ogni volta non riesco a capire. La mia solita terra. La 6. Bronze power della Kiko. Molto soft, anzi, magari insistiamo. Prendo questa palettina che è blush terra insieme, prendo un po' di questa terra e insisto un pochetto sul nasino. Devo sbrigare. Vado anche sugli occhi perché tanto sapete le mie tonalità quali sono. Quindi anche se questa la conservo per dopo. Se si opacizza col colore della terra, per me va benissimo. Ora facciamo una cosa lieve lieve. La mia amata palette, sicuramente andrò a usare uno, due, è qualcosa qua.
Naturalmente, stavo pensando, dico io, spesso, spessissimo, faccio gli stessi trucchi, lo stesso make-up, ma perché è il mio, quindi spero di non annoiarvi, ma io più che altro li faccio per stare in compagnia. Metti che passa qualcuno dal canale e che non l'ha mai visto, io bene o male sono sempre, non so, non sempre, quando devo fare una cosa molto soft, io vado sul sicuro. Sempre sul sicuro. Metto un po' di questo color Canyon, che è un marrone bruciato, su tutta la palpebra. Sempre un matte. Ma adesso ci mettiamo il punto luce. Proviamo a mettere, dato che ho questa t-shirt verde, poi metterò la giacca di questo colore proprio. Per questo l'ho voluto mettere. Però potrei anche mettere adoro mettere gli ombretti con le mani. Con le dita, anzi non con le mani, con le dita. Prendiamo questo, che se ne vuole prendere uno un po' più luminoso, vediamo. Scusate. Sto soffiando sui miei capelli che cadono. L'ho preso, anche se lì c'è, l'ho preso da questa palette della Wyco, che non uso mai. E quindi, siccome c'è lo stesso colore, io mi vado a picchiettare un po' di questo oro. Ne cercavo uno un po' più chiaro. Forse lo devo prendere il pesca. Va bene lo stesso. Poi sempre con il pennello sporco, ma prendo un po' del Canyon. Tolgo un leggero distacco. Mi piace sto. Ma noi che facciamo, non contenti? Intanto mettiamo un po' di Canyon sotto. Dite, qual è il Canyon questo? Ho giocato con questi due. Un po'.
Abbiamo detto che però voglio mettere un punto luce. Che sia chiaro, vediamo questo. Non so neanche si vede. Molto chiaro. Il punto luce lo sto proprio soprapponendo. Per schiarire un po' l'angolo. L'arcata sopraccigliare, volevo illuminare un pochino il centro. Vediamo se faccio così. Va bene, altrimenti impasticciamo troppo. Lo vedo poco luminoso, per questo mi dà fastidio. Metto un accenno di questo. La palette kit, la palette Astra non è venuta mai. Questo. Allora, io adesso sono indecisa, però io metto matita verde, ragazzi. Cioè, ci sta troppo. Però non mi sbrigo, resto qua. Bellissima questa matita Essence Verde. È un bel verde. Non so se si riesce a vedere. C'è un problema, secondo me non si distinguono bene. Non la in camera, secondo me non viene, non si distingue. Devo essere no flash, sono 2 minuti contati.
Si vede la matita nera, la matita verde. Sì, è fenomenale. Neanche faccio le sopracciglia, sì, no, non ce la faccio. Tardissimo. Dov'è? Lascia al volo. Capo. Chiudo. Baci. Tardissimo. Make up.